Sì, ecco, questa adesso mi ricordo. O no? No, non era chiusa neanche questa. Bello quando dico adesso mi ricordo, come se fosse vero. No, questa era la stanza di salvataggio, quindi. Vedete che avevo lasciato questa cosa in dubbio e non serviva a niente. Vabbè, io farei questa raccolta, visto com'è andata con l'Hunter prima. Però lo usiamo e facciamo prima. Ok, adesso una la lasciamo giù. Anche se non ho ben capito se si possono lasciare giù le erbe fatte così. Si può? Mi lascia. Ma dai, ma guarda, incredibile. Va bene. Ma scusate, allora a questo punto vorrei capire che cos'è. Mi fa piacere. Bello. A meno che non ci sia da fare qualcosa ai comandi qui, ma no, figuriamoci. Niente, allora mi sa che dovrò prendere il baracchino di nuovo e andarmene. Oh, come on. Meno male che ho guardato. Oh, thank you. Adesso c'è Billy. Arriva l'ascensore. Che culo, perché sono sempre belli, questi ascensori sono sempre indice di boss in arrivo. Qual è il turntable? Fammi vedere come sto, malissimo. Ok. Turntable, quale cavolo è? Quel coso dove ci siamo messe sul baracchino lì? Qua? Tipo? Può essere. Sì, esatto. Che culo. Non c'è niente qua da prendere che sia utile. Sottolineerei. Perché forse non è chiaro che deve anche essere utile la roba che prendo. No? Di qua? No, non mi leggi niente. Non vuoi proprio fare nulla, Rebecca? Ok. No, qui si entra, giusto. Vorrei solo vedere se si posso schiacciare qui. Posso schiacciare qui? No, aspetta un attimo. Ok, quindi lo devo abbassare per forza. Nice, e adesso verrà fuori una schifezza. Eh sì, abbassalo. Però verrà fuori una schifezza. Che potrebbe anche essere Billy, ma a questo punto lo preferirei a tutto il resto. Paurissima. Però ci stiamo abbassando e può darsi che arrivi Billy col suo fucile. Perché è quello che mi interesserebbe. Non mi piace questa cutscene, ma per niente proprio. Ma per niente proprio. Aiuto? Aiuto? No? Ok. Forse siamo ancora vivi. Ah, qua c'è roba che tanto non ci possiamo andare. Giusto? Mi fai vedere cosa c'è? Qua non c'è niente. Ma qua si può andare. Aspetta che controllo perché non voglio aprire se non. Vediamo. Ok, right now, quindi più avanti sì, ma right now no. Ok, quindi possiamo andare innanzitutto qui e morire. Immagino con un altro vestito, meno male perché era brutto morire in pantaloncini corti, conciati in quel modo. Enrico! Enrico! Are you okay, Rebecca? Where is Ma dimmi se They è should have arrived here Enrico. before me. Ma Haven't you non seen ci them? credo. Quindi siamo arrivati alla That's cavalleria. unfortunate. If we Ancora go meglio di straight from Billy. here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Ah sì? Come on, let's go. Ma è la mansion Wait, dove I sono want to find stata? Billy. Billy Cohen? O è quella You del mean you primo? found that criminal? Yes, but we got separated and No point worrying L'ha about detto him. così, He con won't make tranquillità. it. Come on, let's go. Sir, please. I need to No, io find sono d'accordo con Billy. Don't Enrico, worry, lascialo I'll lì. catch up with you. Rebecca, No, all Rebecca. right. Just
just be careful. Ma io preferivo andare con Enrico. I never saw him again. Cosa vuol dire? No, ma non è tanto ben formulata quella frase. Ma vabbè. Di qua si può andare. Ah, aspetta, prima andiamo qua dentro, perché tanto questa è circoscritta almeno. Ok. No, perché? E io sono d'accordo, io volevo entrare, mi piaceva. E qua cosa c'è? Pallottole per la magna? No. Vabbè, questo è l'elevator. Ah sì? Quando? Ma scusami. Ma va bene, se lo dici tu. Ci tenevo particolarmente ad andare lì. Vabbè, evidentemente devo usare questa chiave qui. Adesso non funzionava, adesso dovrebbe funzionare. Ok. Giusto, la chiave me l'hanno messa lì perché per comodità. Potevano mettermela qua per terra, facevo prima. Ok. Sento puzza di boss lontano proprio un miglio. E... oh! E... oh, come on, no. La magnum. Oh, aiuto. Posso spegnere qui e smettere di giocare? Mi dispiace tanto. Non credo. Voglio la magnum. Per favore, posso tirare fuori la magnum? Oh, com'è brutto. Oh, che brutta creatura. Ma io non posso scappare, basta. Avevo appena attivato l'elevator. È brutto forte, eh? Oh, se è brutto questo mostro. Mi ha rotto l'elevator. E adesso? Rebecca. Oh, come on, Rebecca. Oh. L'hai fatto incazzare, Rebecca. Abbiamo già ammazzato il Tyrant. Ah, abbiamo ammazzato il Tyrant. Guarda, l'ho accasciato. La Magnum è la mia arma preferita. E adesso io lo scriverò ovunque. Scappiamo, vi prego, scappiamo. Non ci credo. Anche la Factory Complete, il trofeo che ho appena preso. Non ci credo. Ok, adesso noi ce ne andiamo. Perché mi fai selezionare un livello? Non volevo. Facciamo il 2 o l'1? L'1, cominciamo con l'1 perché... oh, non mi piace questa cosa dei livelli, perché adesso quando torneremo a quel livello lì, lui sarà sparito, lo so già. Ok, allora riprendiamo la pistola. Però la cosa che mi dà fastidio è che non so dove sono. Oh, come on, siamo alla mansion. Nice. Oh, come sono felice. Sì, perfetto. Ah, quindi questo è per il livello 1, è per tornare alla casa. Ottimo. Se ci riempiamo di schifezze, perché abbiamo capito come funziona qui. Ma io devo... allora, vi prometto solennemente che tolgo tutto questo, ma io devo andare a prendere i proiettili della Magnum, abbiate pazienza. Guarda, sono abbastanza contenta di quello che stiamo facendo. Ottimo. Allora, torniamo di là e andiamo a vedere il livello 2 che cosa ci propone. Non so su che livello eravamo, e quindi ce li rifacciamo tutti piano piano e vediamo. Sul livello 2 ci dovrebbe forse essere il simpatico omino di prima, che adesso ovviamente si è già dato. Ne sono quasi certa. A che livello siamo? No. Oh, guardate qui cosa c'è. Che meraviglia, sì, adesso le prendo tutte. Ora che me le dai. Sento
gente che si muove. Oh! E si è anche messo a saltare. Sono sempre due, quindi l'altro dov'è? Ok, ma ce n'è un altro, lo so. Qua non c'è niente? No. L'altro dov'è? Lo so che salterei fuori. E non è un bene che io corra. Cosa ci faceva? Cioè, cosa ci facevi qui? Adesso che so che eri anche da solo. Cosa ci facevi qui da solo? Cretino. Ma, vabbè. Ho occupato lo spazio con i proiettili, quindi lasciamo stare le piantine, le lasciamo qua, tanto sappiamo dov'è. Ah, questa qua va dall'altra parte. Giusto. Dall'altra parte dove era chiusa. Oh, perfetto. Sì, come mi piace quando comunica tutto. Oh, che bello. Ottimo. Bene, bene, bene. Sì, cominciamo a ragionare. No, qua c'è qualcosa che devo prendere, no? Sentite, come si chiama questa cosa? Ok. È la factory. Ma l'avevo completata perché avevo ammazzato il mostrone. Allora, da qua dovremmo tornare e andiamo al livello 3, che se tanto mi dà tanto, a questo punto dovrebbe essere quello dove abbiamo lasciato il disgraziato, giusto? Così ci facciamo un'idea, o magari voi ve la siete già fatta, io no, perché non sono in grado di comprendere come è strutturata questa mappa. Da tempo immemorabile, non ero capace prima, figuriamoci adesso. Ok, quindi qua è, vedete, lui non c'è più, lo sapevo. E perché c'è questo squarcio? Ah, perché era scesa la cosa. Ok, io andrei a livello 4 a questo punto per completare questa tutta questa questo giro. E boh, una volta capito bene, poi avremo qualcosa, spero, da fare, perché negli altri livelli non ho visto niente di interessante. E le sanguisughine. Questo è il nostro amico canterino che ci ha guardato da qua tutto il tempo. Ok, ma con noi te la devi prendere. Guardate che io e l'altro non c'entriamo niente, eh. Siete crudeli. Mi hai anche scatenato contro il mostro gigante, che sicuramente tornerà, perché figuriamoci se non torna. Però io non c'entro niente, sinceramente. È dai tempi del treno che non c'entro niente. Oh, dai, per favore. Billy! L'abbiamo trovato, il rincoglionito. È stato appeso fino adesso lì. Ok, quindi devo ammazzargli il mostro. Avrei evitato questo spreco di munizioni, però... Ah, giusto adesso ha trovato il momento di prenderlo, eh? Giusto perché sono arrivata io lì. Che culo. Porca miseria. Ma io adesso dico, cioè, avrei evitato sinceramente tutto ciò. Va bene, direi che è questo, perché mi pare che quell'altro sia l'ascensore. Vado a caso perché ero girato da questa parte, quindi do per scontato che sia qua, che devo entrare. Gente che devo uccidere? Hunter? No? C'è solo il mio riflesso qui, che non è una bella cosa perché mi fa paura. Ok. Posso vedere dove è finito Billy? No, Link Ribbon, cosa me ne fa? Allora, al momento, guarda, è incredibile a dirsi, ma non me ne faccio niente. Allora, vorrei queste. Sì, esatto. Vorrei guardare il monitor, ma non me lo fai guardare? No, non voglio la typewriter. Ok, questi? Niente? Oh. Ah. No, al momento non so che cosa fare. Ma mi dici che cos'è? Come faccio io a sapere? Ah, ma è un giochino che io sto facendo a caso?
Ah, ok, si cacca perché sono troppo pochi. Quello lì sopra è rimasto come uno stronzo da solo e comunque non funzionava lo stesso. Ok, un attimo solo, poi ci rifletto. Voglio andare a vedere qui se c'è qualcosa che mi fa vedere. No, direi di no. Cos'altro c'è? Una piantina. Qui non c'è nulla e immagino di dover andare esatto giù con il coso. Va bene, quindi ci rivediamo probabilmente fra un'ora e mezza quando avrò capito come funziona questo, questa cosa qua. Ok, sì, non era tanto difficile, però ci ho messo un attimo perché era in effetti solo da calcolare da quel punto a altri due. Va bene, sì, diciamo che sono andata un po' così, come mi suggeriva il momento. Aspetta, vorrei vedere se per caso non... Ok, quindi non c'è niente che vuoi vedere, di cui ti vuoi accertare prima come col mostro. No, va bene, facciamo. Voglio andare avanti altri 5 minuti giusto per vedere dove porta questo coso. Che sono curiosa. Non credo che Billy sia in imminente pericolo di vita, o forse l'abbiamo già dato per spacciato ed è per quello che, ecco, appunto. No, è qua che devi mirare. Guarda che è di qua che devi mirare, tesoro. E se così è, e cioè se Billy è spacciato. Vabbè, stava già cercando di prendermi il bastardo. Ok, 3 colpi sono quelli che servono. Abbiamo finito o punti ad altro? Non c'è altro. E qua spuntano fuori come i funghi. Qua il virus è finito un po' ovunque senza un buon motivo. Perfino qui. Qui c'è una bottiglia che non mi serve al momento, non mi interessa. Qui c'è qualcosa che devo premere, perché ormai io premo tutto, eh. Sono diventata bravissima a premere. No, tranne questi. Tranne questo, io premo tutto. Ok, andiamo giù di qua. Piantine, certo, perché giustamente abbiamo messo l'easy mode per cosa. Andiamo qua. Non mi fa fare altro. Adesso ci saranno altre schifezze. Dai, dove sei? Gli hunter. Non sento un ghiet per terra. Adesso sì. No, questo no, questo non mi piace. Oh, questo non mi piace per niente. Scappa, scappa, scappa. Scappa che questo c'ha i figli. No, però lo voglio ammazzare. Senti, ma corri tu. Ma non va. Corre il bastardo. Aspetta. No, no, no. Uè. No, no, non andiamo d'accordo. Scappa. Lo sapevo. Porca miseria, quanto odio questa creatura. È forse quella che mi dà più fastidio di tutte. Tutte ste... Che sicuramente è quella preferita da... dal nostro amico Marcus. Ok, quindi dobbiamo trovare qualcosa da infilarci in questa porta. Andiamo qua a vedere cosa c'è. Ok, qui un sacco di bottiglie abbiamo. Oh, una mappa, prendila. Sì, ok. Sì, immaginavo fosse una mappa. Qui siamo messi peggio che alla mansion, perché adesso io non ricordo più niente di quello che devo fare. Vabbè. Non credo che tu ne abbia viste tante nella tua vita tanti flipper nella tua vita, tesoro mio, quindi non far tanto la figa. Allora, prima che tutto andasse in rovina qualcuno stava giocando. Rebecca, che cazzo di commenti fai?
Da qua siamo entrati, sì, vagamente me lo ricordo. Adesso facciamo questa cosa perché non la sopporto più. Ok, e andiamo giù per le scale. Qua mi pare che non ci sia niente di interessante, almeno non mi pare che abbia detto nulla in proposito. Qui ci sarà altra gente da ammazzare perché mettiamole un po' sparse in giro. No, c'è acqua. Quindi Billy deve essere da qualche parte qua intorno, giusto? Ah, lì sopra c'è qualcosa. E ci devo arrivare con sta cosa qua, sicuro. Qua posso salire? No. Ma qua sì, giusto? Mi fai salire sulla macchinina? No? È una cosa che devo fare con Billy per caso? Può essere. Ok, posso salire, ma ci arrivo? Cos'è quella roba lì? Non posso salire. No. Ma posso mettere in moto sto coso? Credo che il discorso sia tutto lì, mettere in moto questo e far salire quel coso un po' più in alto. Il problema è che se non c'è Billy, non posso fare tutte e due le cose da sola, giusto? Facciamo così, teniamocela pronta e carica. Ok, andiamo a vedere qua cosa c'è. Quel coso lì sopra non ho idea. Una scheda magnetica dovrebbe essere, perché altro non mi viene in mente. Sembrava una scheda. Oh, i colpi del fucile di Billy, povero caro. Ok, qui finché non ritorna Billy non ci serve a niente. Questa è una porta. Ah, è una porta, porca miseria. Non volevo abbandonare subito questa stanza. Cosa c'è qui? Oh, ho spiaccicato qualche schifezza. Va, va, le sto spiaccicando tutte. Sì, spiaccicale tutte, brava. No, voglio andare prima a vedere di qua. C'era qualcosa che sbarluccicava, tipo quella manovella, che sicuramente è per aprire quell'altra porta lì che abbiamo visto. Ma non ci posso andare. Ok, mi sa che servirà Billy anche qui. Quindi dobbiamo recuperare Billy. Oh mamma. Ah, prima mi sa che bisogna spostare quel coso e poi usare questo. Vabbè, è tutta roba che devo lasciare per il futuro, perché adesso devo solo vedere come funziona qua. Allora, ok, se io metto l'acqua qua, chiaramente poi avrò bisogno di... Posso passare dall'altra parte, grazie. Giù. Magari è più facile di quello che sembra. Non sposti niente? Vuoi vedere che è lavoro di Billy questo? Ah no. No, questa la sposti allora. No? Non ce la fa. Sì, ma dai. Sì, vabbè. Va bene, dovremmo trovare Billy, credo. Ci serve come... come forza lavoro. Non ho ben idea di dove possa essere finito il ragazzo, però in qualche modo penso che lo troveremo. Allora, l'utilità di riguardarsi i video mentre si mettono a posto per postarli è scoprire tutte le cazzate che si sono fatte nel corso del gioco. E in questo caso, nell'ultimo video, ho abilmente evitato una stanza che potrebbe darci delle soddisfazioni. Non lo so, potrei anche sbagliare alla grande, però visto che non mi pare di aver concluso molto, perché... Ah, aspetta, non ho guardato... No, niente, qua non c'entra nulla. Non ho concluso molto con le cose che c'erano da fare, perché temo che ci voglia Billy in tutti e due i puzzle. E può essere che non si è riformata nessuna schifezza, no. Può essere che sia quell'ultima stanza.
dove bisognava scendere le scale. Io avevo schiacciato solo le sanguisughine, ma non mi ero avventurata di sotto, e quindi adesso proverò. Se dovesse esserci lì Billy, ci tirerà dietro un po' di insulti per averlo mollato lì ed essere tornati su a salvare. Però può anche comprendere l'importanza del salvataggio. Allora, dovrebbe essere qua. Non è la prossima, una di queste due. No, l'altra. Questa, giusto? Era una porta, sì. Ok, avevamo schiacciato tutto. No, stiamo schiacciando altro. Bene. Allora. Ok, è l'unica porta che ho a disposizione. Allora ci devo andare per forza. Vediamo. Vediamo cosa ci accoglierà. A questo punto preferirei Billy. Esatto. Oh, ecco. Almeno abbiamo risolto questa cosa. Potevo farlo l'altra volta. Guarda, è lì che sta rantolando. Ributtalo dentro, Rebecca. Lo sapessimo. Ma non è vero, Rebecca. Ma cosa dici? Safe da cosa? Che siamo pieni di schifezze tutto intorno. Cosa hanno visto? Oh mio Dio. Capirai la cosa peggiore che hai visto oggi. Ma tu non lo sai, vero Rebecca? Abbiamo appena combattuto contro una schifezza. Ma sa cose... O questi sono ricordi che gli tornano alla mente. Billy? Povero. Vabbè. Abbiamo finito così. Lui è sempre vestito da mafioso. No, più che altro da gangster, perché i mafiosi non si vestono così. Allora. Noi fino a qua siamo venuti a salvarlo. Non avevo visto tutta questa strada. C'è anche altra roba di qua. Immagino ci sia un codice da mettere, perché la porta è rossa. Ok. Può darsi che porti in posti belli questo. Dunque, noi siamo in squadra. E su questo, ok. Siamo in attacco, quindi va bene. Sì, niente, quindi torniamo di qua e vediamo se possiamo magari risolvere qualche puzzle. Non ho guardato quella porta, effettivamente avrei dovuto. Vabbè, intanto facciamo un paio di puzzle qua, se riusciamo. E schiacciane qualcuno anche tu, Billy, e poi vediamo. Nel rivedere i video, tra l'altro, mi sono anche accorta che continuavano a parlare di questo crazy guy che è probabilmente imparentato con il dottor Marcus, e ovviamente non vado a pensare che sia il canterino che ogni tanto ci spia dai monitor. Potrebbe anche essere lui. Io sono andata subito a pensare a Billy, così, perché mi faceva piacere. No, Billy, devi venire giù tu, esatto. Devi venire tu a fare questo lavoro qua, perché mi sa che sei l'unico che che può spostarlo nella tristezza più assoluta di questo gioco. Vediamo. Sì, avevo ragione. Ti devi levare però, Rebecca. Levati di qua. E ci mettiamo in solo. Ok. E adesso vediamo se... Aspetta, Billy, perché sennò facciamo casino. Non puoi spostare di qua. È grave questa cosa. Ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Perché doveva essere... Ma no, non potevo. Come facevo a spostare di là prima? Senti, facciamo così, Rebecca. Sì, se la smettesse di fare ste cagate. Ok, vai su un attimo. E andiamo a mettere stacco e vedere cosa succede. Perché sennò non capirò mai come funziona. Dov'è il baracchino qua? Ok. Sì, Phil. Ok, sì, perché c'è Jubilee.
D'accordo, allora facciamo scendere Billy. Ma scusa, adesso come faccio io a passare di là di nuovo? Ok, proviamo. No, tirati su, vai su. Ok, e adesso scendi. Ok, adesso lo sposti un attimo di qui. Proviamo a salire e vediamo che succede. Fillo. Ok, quindi devono essere tutti e tre di là, però quello nero io non riesco a spostarlo. Quindi adesso drain. E credo che quello nero vada. È un bel casino. Ruotiamo qui, ruotiamo. Ah, ok. Giustamente non è possibile. Allora ruotiamo l'altro, aspetta. Così mi ruoti? Sì, mi ruota. Oh, beh, non tantissimo. Abbiamo fatto un po' di casino. Allora, sì, dobbiamo risolvere questo enigma delle casse da spostare, che ovviamente è sempre compito di Billy. Allora tu, Billy, spostatore di casse, adesso andrai da solo giù e Rebecca dall'alto guarderà che cosa c'è da fare, perché oggettivamente ci sono dei passaggi da compiere che mi sono un filino oscuri. Dunque, io metterei la cassa nera da quella parte lì e la incastrerei lì dove c'è. Ma non posso, perché metti che l'acqua esce da lì? No, l'acqua non esce da lì, ma magari si drena da lì. E quindi poi è un casino farla drenare. Secondo me prima deve essere spostata di là perché non c'è altra soluzione. Quindi tirati su un attimo, vai giù di qua e la spostiamo un attimino di qua. Giusto per girare questo. Deve girare a destra, giusto? Quindi ruotiamola. Perché? Ma Billy è spostato, non è neanche di mezzo. Cosa dici? Ah, che lo colpivi leggermente sulla spalla. Capirai, si spostava dopo. Non può andare più di così. Ok, ma se io con Billy scendessi giù di qua, me lo farebbe scendere? Già non me lo fa più scendere. È un bel casino. Perché secondo me non deve stare da questa parte questa cosa, per niente proprio. Già che siamo qua, proviamoci, che devo fare? Ormai facciamo così. E là. E stavolta lo giriamo tutto. Sì. Giramelo a destra. No. Di nuovo. Ok, speriamo che adesso resti fermo. Ok, ottimo. Allora, Billy, ora vediamo che cazzo devi fare di qua. E
Spostalo. No, no, ti devi fermare, ok, e spostarlo tutto fino in fondo. Perché così è. Ce la faremo? Chi può dirlo? Pare di sì. Al momento ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso. No, assolutamente no. Sali su, vieni giù di qua e questo deve andare in fondo, giusto? Speriamo di non far cazzate. Dai, ce la puoi fare, Billy? No? No? Perché? Perché quello è in mezzo. Di 2 mm, ma è in mezzo. Che fastidio. Poco, 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 Billy, poco. Pochissimo, fin troppo. Adesso scendi di qua. Che magari le cose non sono neanche troppo difficili. Il problema è che sono dei rompicoglioni tutti quanti. Ecco, questo deve andare via di mezzo proprio. E adesso. Aspetta, fammi vedere dall'alto come cacchio la sposto quella di là. Ruota di nuovo a sinistra. Vediamo di spostarla quella in modo che non sia in mezzo alle balle. Non è complicato, lo so, è che. Ok, dove devi andare? È quello che vorrei capire. Devi andare di là. Quindi devi essere spostata avanti fino a qua, tutta. Ok, giusto? Yes, e poi di qua. In modo che io adesso giro sto coso. No, ancora, ancora. Ok, io adesso giro sto coso qua. Ehi. Ok. A destra, giusto? Ok, e Billy incastra quel coso lì, giusto? Ma vediamo. Ma altro non mi viene in mente. Se non ti incastri è un casino. Ah, oh, si è incastrato. Non male. Ok, adesso Billy devi levare dalle balle. Perché dobbiamo riempire d'acqua tutto questo bel posto. Sì. Yes, vai. E passiamo a prendere la rotellina, il volante che sta dall'altra parte. Ok. Posso rimettere il dinamico duo? Così facciamo le cose insieme, non dobbiamo star qui a disperarci. Ok, bene. Oh, cosa c'è di qua? Che bello finalmente vedere tutte queste cose nuove. Qua niente di bello. Ok, andiamo allora ad usare questa cosa. Allora, vediamo se ci ricordiamo dove va messa questa cosa, perché qui il più è correre, avanti e indietro. Perché questa cosa mi sa che è un bel po' lontana da dove siamo adesso. E può essere pure che. Io direi che al momento questa cosa qua non si può fare, giusto? Perché non mi dice niente, non posso proprio lavorare. Quindi dovremmo fare qualcos'altro, probabilmente. Ma magari Billy ci arriva? Billy, tu ci arrivi? Non si sa mai, vediamo se Billy ci arriva lì. Non ci arriva lì Billy? No. E se io scendessi e andassi sul baracchino qua? Ah, ok, non avevo controllato. Boh, a posto, allora. Ok. C'è uno spazio per la batteria, quindi dobbiamo trovare la batteria. Puoi scendere senza che te lo dica io, Billy. Ce la fai? Chissà se ce la fa, se no devo andare a riprenderlo. Siamo in team. Ce la fai, vero, a scendere? Ah, meno male. Ok,
Stai attento, Billy, perché non è detto che non ci siano schifezze in giro. Io ho ammazzato quello che potevo, ma più di tanto non si può fare. Ah, ma pensa a te, pensa a te. Ho appena parlato, eh? Basta che prendiamo qualcosa per aprire una porta e subito arrivano a rompere. Oh, no, 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 ce n'è ancora. Billy, vai tu avanti a vedere cosa succede. No, sparagli però, Billy. Billy, però. Come stai, Billy? Meno male che non c'avevo niente da darti. Meno male che quando, almeno quando è a terra gli spari. Ok, allora usiamo qua, direi. Adesso voglio vedere se lo deve fare Billy perché lui è più forte. Guarda, no? No, meno male. Adesso si stanca. Si sloga un braccio. Posto? Io andrei, però aspetta perché voglio ricaricare. Io ho una Magnum, Billy, sai? Che tu non hai. Sì, sento gente. Gente brutta, ma brutta proprio. Cosa gli è successo a questi qua? Poverini, questi sono proprio soggetti trattati malissimo, eh? Ai ai ai, questa è proprio gente che... Oh, non vi avevo... Non è giusto però non sentirvi, perché se non vi sento come faccio? Ok, qui cosa troveremo mai? Vabbè, c'è una porta. Oh, lui aspetta. Ah, deve essere che loro non li hanno usati i vestiti, l'abbigliamento protettivo. Mi sa che loro sono rimasti così, poveretti. È stato distrutto, ovviamente. E il potere arriva. Il potere, oh mamma mia, sto potere. L'elettricità arriva da un'altra cosa, da un backup, a quanto pare. Che forse è quello che ho attivato io prima con tutte le lucette, non lo so. Che facciamo qui? C'è qualcuno che... tu ti svegli, vero? Adesso che ti prendo questo, ti svegli. Ah, vediamo. Certo. Guns blazing away. Yes, no. Beh, certo che non vi hanno detto niente sulle creature, ci mancherebbe. Erano una sorpresa, sì, per il compleanno. Ah, no, anche nel bosco c'è qualcosa? E beh, certo che qualcuno ha deliberatamente mandato in giro il virus, per forza. Ah no, non dobbiamo più preoccuparci, perché? Ah, ok. Io spero che tu l'abbia usato su te stesso, perché così non devo farlo io, ma mi sa che non avrai preso la testa e quindi ti sveglierai. No? Hai avuto la brillante idea di spararti come si deve? Ok. Non so. Sento. Ma sì. Già che ci siamo, prendiamo. Se serve. Dov'è? Perché lo so che ci sei. Ecco, questo qua era il suo amico. E il suo amico non è stato... Non gli hanno sparato e quindi... allora, vediamo se... Devo fare qualcosa per Billy? No, Billy ce l'ha la sua erbettina. Guarda, la prendo per me questa. Aspetta che ricarico. E queste prendo per me perché temo fortemente che prima o poi servirà. Ok. No, sì, la uso così da sola. Ok. Vediamo di qua cosa c'è di bello. È la stessa scala da cui siamo partiti? Cioè, noi siamo saliti super leggeri con la cagata lì? Va bene. Neanche un coso che ci dicesse, non so, una combinazione. Ma magari me lo sono perso io, è molto probabile. Vabbè, intanto andiamo giù e vediamo cos'altro c'era. Mi pare ci fosse una porta. Ok, da qua siamo entrati. E... Oh, fuck. Ma perché?
perché ogni volta? Perché? Certo, ovvio, adesso devo salire su a prendermi l'erbetta. Che sono rincoglionita così. Sentivo rumore, ma non mi sono fidata di me stessa. Ah, ok, allora perché me lo dici? Come al solito mi dici cose che non mi servono a niente, Rebecca. Ok, Billy intanto mi guarda, evidentemente, perché cioè, non aiuta per nulla. Andiamo qui e andiamo a vedere... Ah, forse devo andare prima su a prendermi l'erba. La vedo brutta qua. Ecco, appunto. Tu hai un fucile, Billy, per favore. Per favore, eh. Ah, meno male. Meno male che è l'easy mode. Questi erano due. Di solito sono in due, Billy. Se vuoi saperlo, questa cosa l'ho imparata. Quindi, se non ce ne sono altri due, dovremmo essere a posto. Però, di qua, chissà cosa c'è. Wow. Wow. Ok. Mi piace questa stanza, sì sì. Se ci fosse anche un'erbetta sarebbe meglio. E se io avessi ancora il mio lanciagranate sarebbe un bonus in più. Però, ah, eccole qua le erbette. Meno male, c'è lo spray. No, preferisco l'erba, dai. Usiamola così. La usiamo e basta. Purtroppo è così. Ok. Qua c'è qualcosa da leggere, vedo. E lì una stanza di purificazione spirituale. No, ho bisogno di leggere. So che c'è qualcosa da leggere lì, l'ho visto. Ah. Sul fluido della batteria. Ah, ok. Dobbiamo pure trovare il fluido. Acqua e acido solforico, che è quello che dobbiamo creare col rosso e il verde, immagino. Ok, purissimi. Quando è carica pienamente la batteria, il fluido ha una gravità del 200. Perché mi dici questa cosa? Che non ci capisco niente. Ok, spero che ci sia un modo di assicurarsi di questa cosa, perché così non ho capito niente assolutamente. Ok, andrei a vedere questa stanza di purificazione qua, vedere che a cosa serve. Vediamo un po'. Qua ci sono schifezze per terra che posso pestare. Ok, pestale anche tu, Billy. Qua, tra. Così, e questa no? Voglio pestare anche questa, ok. No, di qua non c'è niente, devo scendere per forza la scala. Vieni, Billy. Anche qua sulla scala ce n'è un'altra. Ciak, ciak, ciak. Tutti i figli di Marcus li stiamo spiaccicando. Ah, oh, guarda, c'è proprio la scia, 3. 4. Ottimo, ok. Di qua non c'è nient'altro. Ah, ok, non si sta purificando per niente l'aria, quindi. Beh, poi se ci sono tutte le sanguisughine, ancora peggio. Ci sono troppe porte qua. Troppa roba in giro. Qua cos'è? Niente. Ci sono hunter che arrivano all'improvviso. Perché io corro e non va bene. Dove? Ah, ok, è qua. Sentivo qualcosa. Io sono molto triste per il mio per il mio lanciagranate. Sono tristissima per il mio lanciagranate. Vai, Billy, a prenderti queste, per favore. Perché tutto sommato lo stai anche usando bene sto fucile. Ogni tanto. Qua cosa c'è? Gondola terminal. Ok. Qua cos'è? Ah, ok, quindi è quella, la motherboard è quella cosa che abbiamo trovato lì sulla roccia, che deve essere tirata giù, immagino.
acqua. Ah, si può usare? E dove porta? Sono un po' preoccupata. E Billy? Billy è morto nel frattempo. Ah, si può andare solo uno per volta. Santo cielo. Oh, dai. Perché? No, no, ma no, ma assolutamente no. Ma assolutamente no. E Billy è rimasto su come uno stronzo, come lo stronzo che è. Perché Billy quello è. Ma dai, ma non è possibile. Perché? Perché due volte lo devo ammazzare questo? Billy, c'hai un fucile, vieni ad usarlo, per favore. Ma dai, ma non è giusto, ma no, ma non è giusto. Ho paura. Ero in solo, ma per quale motivo? Vieni. Vieni. Down again. Ho preso un altro... un altro trofeo. Adesso gli sparo per l'ultima volta per sicurezza. Grazie Billy per tutto l'aiuto che mi hai dato, sei prezioso. Avevo appena finito di farti i complimenti. Fanculo. Non voglio più saperne di questa creatura. Mamma, come sono brutti i Tyrant. Adesso questo si ritira su, lo so. Cosa devo fare qui? Premilo, che devo fare? Va bene. Questa si può andare. Oh mamma. Meno male che avevo la Magnum dietro. Ah, fuck you. Queste qua sono le rane. L'ho ammazzata anche abbastanza in fretta, eh. Ah, allora queste sono le rane. Le simpatiche rane con i problemi con la lingua. Mi sa che non posso scendere qua perché vado a finire giù. Fammi vedere un attimo dove siamo. Questo posto è immenso. Cioè, io non so più che cosa devo fare. Proviamo ad andare su quella scala lì. Cioè, mi verranno fuori 45 video. E io stessa non avrò capito che cosa ho fatto. Vedete che è sparito adesso. Adesso posso preoccuparmi. Adesso è sparito veramente l'infame. Saliamo. Dovrei tornare dove stava Billy a questo punto. Perché sono scesa di un piano, no? Sì o no? Dimmi un po' se è vero. No. Leggiamo. Che non c'è bene. Ah no, ecco la motherboard. Ma è completa così? La vedo un po' complicata come cosa. Non sono molto convinta. Va bene. Ok. Allora tornerei giù a vedere. No, dov'era? La motherboard era su. Quando stavo ancora con Billy, quando ho visto quella roba, credo. Vabbè, io preferivo vedere il tuo cadavere ancora qui, però. Ah, andiamo su. Vediamo dove va sta roba. Ma a me non sembra completa, però. Proviamo. Vieni, Billy. Abbiamo. Ci siamo scampati di nuovo. Una bella creatura. Però, giustamente è così. È Rebecca che deve fare il lavoro. Perché così ho deciso. Ah, ok. Quindi bastava quella. Va bene. Boh, ci avete tolto di mezzo qualcosa che rompeva le scatole? O ci portate qualcosa di bello da vedere? What the fuck is this? Oh, ma non voglio. Non sono molto convinta di questa cosa. Ancora da sola devo andare, aspetta un attimo. Non ho più proiettili per la Magnum.
No, non sono convinta di questa cosa. Io direi che torniamo un attimo su. Beh, ce lo portiamo via perché prima o poi dovrò andare a riprendermi il lanciagranate se mai dovessi ricordarmi dov'è. E direi di andare, di uscire da questa stanza della purificazione che non mi ha purificato per niente.